Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar del progetto Cluster Act. Sono Carlo Krastovic, Project Manager del Cluster delle Tecnologie Marittime della Regione Friuli Venezia Giulia, che è partner di questo progetto assieme ad IBAN, Associazione Italiana dei Business Angels. È un ciclo di webinar che noi stiamo organizzando ormai da fine gennaio, finalizzati a fornire una serie di strumenti sia ad imprese che investitori per facilitare, diciamo, l'incontro tra queste due categorie, categorie che sono praticamente il fulcro del progetto Cluster Act, che appunto è finalizzato ad incentivare e a sostenere gli investimenti nel settore marittimo per quanto riguarda l'area mediterranea. Nel webinar di oggi noi andremo ad approfondire degli aspetti importanti che sono emersi sicuramente anche in questo periodo molto particolare, derivati anche dall'emergenza Covid. Ci sono stati una serie di decreti legge che sono stati emanati e ci sono state delle misure a favore soprattutto delle imprese innovative. Che appunto vanno a beneficio di queste, vanno in qualche maniera a cambiare la situazione di fatto precedente. Per questo abbiamo con noi Luca Scarani, che ringrazio nuovamente per la disponibilità, e con il quale andremo appunto ad approfondire quali sono le novità fiscali introdotte. Prima di cedere la parola, vi ricordo solamente che, anzi, vi suggerisco se avete domande, di procedere con la dashboard, quando c'è una funzione domande specifica, e dopodiché noi ci riserveremo uno spazio alla fine del webinar per dare risposta. Quindi io adesso cedo comunque la parola a Luca, che ringrazio e saluto nuovamente. Buonasera. Grazie, grazie Carlo. Allora, procediamo perfetto anche con la condivisione del mio schermo. Presumo che tra poco, ecco qua, dovreste vedere il blocco introduttivo delle slide. Io, Carlo, ti prego, se non si vedessero le slide in qualche momento o quello che sto commentando, interrompimi in maniera tale che procedo a sistemare. Allora, io Assolutamente. grazie. Prima di come l'altra volta, per quanti avevano già partecipato, ogni tanto mi vedete guardare dall'altra parte, non perché ci sia un gobbo, ma semplicemente perché ho anche l'altro computer sul quale ho proiettato il testo del decreto legge. Allora, all'interno di queste slide in particolare vado a commentare una serie di disposizioni fiscali che sono state introdotte dal decreto legge 34 del 19 maggio, quindi ovviamente molto recente, e che è il decreto rilancio. In buona sostanza, il decreto rilancio ha aggiunto alcune misure rispetto a quelli che sono già stati i precedenti decreti di cui abbiamo tanto sentito parlare, che erano il decreto legge il Cura Italia del 17 marzo e il decreto liquidità dell'8 aprile del 2020. Allora, siccome il menu è particolarmente ricco ed è quello che trovate qui nell'elenco davanti a voi, io cercherò sinteticamente di riepilogare un po' tutte quelle che sono le norme che sono state introdotte dal legislatore. Ho pensato utile spendere qualche parola con il rischio di passare con quello che vuole fare la lezioncina di diritto tributario, ma secondo me, se parliamo di questa cosa, è tutto un po' più chiaro ed è tutto un po' più utile rispetto che non farlo. Ho pensato di farvi un piccolo ranking. Carlo, ti chiederei gentilmente conferma che voi in questo momento vediate il Word di un documento che si chiama ranking. Ok, Confermo. grazie. Ho pensato di predisporre un piccolo ranking per far capire qual è la differenza tra un'agevolazione e un'altra. Perché se si parla di agevolazioni,
senza comprendendone l'oggetto, per esempio, ecobonus, ma io non so qual è l'agevolazione sottostante, io non capisco se poi io posso avere veramente un vantaggio oppure no. E allora mi sono permesso di stilare un mio personale ranking di quelli che sono i benefici che si possono avere dal più consistente al meno consistente. Allora, il primo vantaggio, quello forse appunto più comodo, più conveniente, più incisivo nel momento in cui c'è, sono i contributi a fondo perduto. Quando parliamo di contributi a fondo perduto, noi parliamo di erogazioni che arrivano da parte o delle amministrazioni centrali o delle amministrazioni locali. Soldi, cioè soldi sul conto corrente bancario, la società ha più soldi perché arrivano da qualche parte e naturalmente questi soldi non hanno l'obbligo di rimborso. Quindi naturalmente il contributo a fondo perduto è l'agevolazione più vantaggiosa perché la società riceve dei soldi sul conto corrente e posto che potrebbero esserci, come potrebbero anche non esserci, come nel caso del decreto rilancio che andremo a vedere tra poco, dei vincoli di spesa o dei vincoli di destinazione, ma in quel caso tu ricevi un accredito sul conto corrente. Dopodiché, al secondo posto di questa speciale classifica che ho predisposto, vedete che ho scritto alternativamente stralcio di imposte dovute, esenzioni da versamenti oppure crediti d'imposta. Allora, perché li ho messi entrambi al secondo posto queste due figure alternative? Perché sono entrambe molto importanti. Non sono valide tanto quanto un accredito di soldi sul conto corrente bancario. Sono molto diversi tra loro, però alla fine sono molto efficaci. Cerco di spiegare perché. Allora, per esempio, lo stralcio di imposte dovute. All'interno del decreto legge che andiamo a commentare, nel decreto rilancio, è stato previsto che se una società chiude la dichiarazione IRAP del 2019 con un debito, quel debito non dovrà mai essere versato. Idem per quanto riguarda il primo acconto, cioè si considera come se fosse pagato. Beh, ovviamente anche in questo caso parliamo di non di soldi che entrano sul conto corrente, ma di soldi che non devono uscire dal conto corrente. Perché l'ho messo però al secondo posto? Perché ovviamente qui c'è un vantaggio solo per quei soggetti che dovrebbero pagare l'IRAP. Perché se un soggetto non è tenuto a versare l'IRAP, allora in quel caso non ha nessun vantaggio. Al contrario, il tema dei crediti di imposta, esenzioni dal versamenti, per esempio, lo vediamo dopo, c'è anche un'esenzione dal versamento dell'IMU. Allora, anche lì, appunto, per quelli che fanno un determinato tipo di attività, c'è esenzione dal versamento e quindi si può non provvedere al pagamento dell'imposta. Stralcio di imposte perché in teoria il debito IRAP è maturato nel 19 e quindi diciamo sarebbe stato versato a giugno 2020, ma non si procede al versamento. Il credito di imposta è una cosa un po' più particolare perché e peraltro è la casistica più numerosa all'interno del decreto. Allora, credito d'imposta non è altro che il riconoscimento da parte dell'erario di un vero e proprio credito che la società può utilizzare in compensazione in F24. Quindi, anche in questo caso, non si tratta di soldi che ci sono sul conto corrente, ma si tratta di minori esborsi da sostenere. La peculiarità del credito d'imposta rispetto allo stralcio delle imposte è che lo stralcio delle imposte, per esempio l'IRAP, stralci l'IRAP, punto e basta. Se tu invece hai un credito di imposta,
Quel credito d'imposta lo puoi utilizzare in compensazione in F24 per versare tutte le altre tipologie di imposte e contributi. Quindi magari c'è una società che non ha IRAP o IRES a debito, ma magari deve versare l'IVA o deve versare i contributi previdenziali. E allora opera il credito d'imposta, perché compensando in F24 il credito d'imposta con il debito per le imposte dovute, a quel punto si fa un netting e si ha un vantaggio. Al terzo posto di questo ranking ci sono le detrazioni fiscali. La detrazione fiscale agisce sull'imposta lorda dovuta, cioè io posso detrarre un certo importo dal debito che io devo andare a versare per una certa imposta. Perché le detrazioni fiscali stanno sotto ai crediti d'imposta, agli stralci d'imposte? Perché le detrazioni fiscali operano solo in presenza di un'imposta specifica lorda dovuta. Per esempio, io posso detrarre dall'IRPEF le spese mediche, io Luca Scarani, ma se io non ho IRPEF dovuta, anche le spese mediche io le vado a perdere completamente, mentre i crediti d'imposta si possono, per esempio, riportare in avanti. Al quarto posto ci sono le garanzie sui finanziamenti, cioè semplicemente non è che lo Stato mi dà dei soldi anche come le detrazioni fiscali, sono minori imposte comunque dovute alla ricorrere di determinati presupposti. Le garanzie su finanziamenti non sono altro lo Stato che si fa garante per la mia impresa nel caso in cui io contragga un debito con una banca, però non dimentichiamo mai che se io poi non pago quel debito verso la banca, lo Stato si surroga nella posizione creditoria e quindi i soldi me li viene a chiedere. Quindi non è come un contributo a fondo perduto, è una garanzia, ma poi lo Stato si surroga nella posizione di creditore privilegiato. E infine, all'ultimo posto, c'è la semplice proroga dei versamenti, che è il vantaggio minore. Mi dà un vantaggio in termini temporali perché io non pago a giugno del 2020 o a maggio del 2020 un'imposta, ma quell'imposta dovrò comunque versarla tra qualche settimana. Mi sembrava importante partire da queste premesse perché così risulta chiaro quello che è un po' la carrellata che vedete qua e che tra poco andiamo a commentare. I versamenti IRAP, disposizioni in materia di versamenti IRAP, come vedremo tra poco, l'IRAP non va pagata, quindi è uno stralcio di imposte dovute. Ci sono dei contributi a fondo perduto, che quindi costituiscono forse la voce più importante da un punto di vista per chi ne può beneficiare di cassa, perché si possono chiedere dei soldi. Dopodiché, per ciò che concerne il rafforzamento patrimoniale delle imprese di minori dimensioni, allora anche in questo caso stiamo facendo riferimento a tre diversi benefici che più tardi andiamo a commentare. Comunque parliamo di crediti d'imposta anche in questo caso, essenzialmente, però sono tre e li commento dopo. Poi, come vedete, ci sono anche crediti d'imposta per canoni di locazione e per sanificazione ambienti di lavoro, quindi fino a questo punto sono misure molto forti. Poi abbiamo le detrazioni fiscali per persone che investono in startup innovative, quindi andiamo su un ranking un po' più debole. Una voce all'articolo 126 che costituisce una semplice proroga di versamenti. Incentivi che vedremo dopo sono detrazioni fiscali, ma c'è la possibilità di cedere la detrazione, quindi si può monetizzare questa detrazione per efficientamento energetico, fotovoltaico e colonnine di ricarica. Dopodiché abbiamo proroga dei termini dell'agente di riscossione, dei termini di accertamento, quindi delle proroghe in avanti per gli accertamenti fiscali e infine l'esenzione da IMU per i soggetti operanti nel settore turistico. Quindi, come vedete, sono tante tipologie di benefici fiscali che si possono avere. Vi ricordo ancora una volta, prima di continuare con la presentazione, che il ranking è un po' questo: contributi a fondo perduto, stralcio di imposte o crediti di imposta, detrazioni fiscali, garanzie e proroga diversamente. Allora, Carlo, mi confermi che si vedono di nuovo le slide in questo momento? Allora, al momento è ancora il ranking, però vediamo un attimo.
Ok, ci siamo di nuovo alle slide, quindi perfetto. Perfetto, grazie, benissimo. Io ripeto, ogni tanto chiedo in modo tale da essere sicuro che si veda ciò che sto commentando. Allora, cominciamo con la prima disposizione che riguarda il versamento dell'IRAP. Come accennato appunto precedentemente, l'articolo 24 della normativa prevede che non sia dovuto il versamento del saldo IRAP per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e quindi diciamo il saldo 19, né il primo acconto IRAP per il 2020. Cosa vuol dire che resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il 19? Se qualcuno non aveva nel 2019 versato gli acconti, è comunque necessario provvedere al ravvedimento degli acconti. Quindi il versamento del saldo IRAP 19 e del primo acconto risulta definitivamente cancellato. Tutte le imprese, startup innovative, PMI innovative, società normali, lavoratori autonomi anche, titolari quindi di partita IVA, con un volume di ricavi e compensi inferiore a 250 milioni, possono non versare ove dovuto il saldo IRAP per il periodo 2020. Quindi, se io ho versato acconti per 85 e risulta dalla dichiarazione un saldo IRAP di 100, io avrei dovuto versare 15 a titolo di saldo più 40 a titolo di primo acconto. Entrambi questi versamenti sono cancellati. E preciso peraltro che il versamento dell'acconto si ritiene, come dice il testo della norma, l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo. Quindi praticamente è come se fosse stato versato il primo acconto. È una misura quindi particolarmente forte perché prevede che per chi ha IRAP a debito, quasi tutti, soprattutto quelli che hanno attività che prevedono l'utilizzo di manodopera, intensivo di manodopera, che in genere viene ripresa in aumento, non devono versare saldo e primo acconto IRAP. Passiamo poi ai contributi a fondo perduto. Allora, il meccanismo dei contributi a fondo perduto è credo una delle cose più complicate che potessero inventare per pensare questi contributi a fondo perduto. Veramente un meccanismo di calcolo piuttosto elaborato, però comunque lo vediamo insieme in maniera sintetica per cercare di capirne perlomeno gli elementi essenziali. Allora, spetta un certo importo di contributo a fondo perduto se il fatturato, i corrispettivi di aprile 2020, sono inferiori ai 2/3 rispetto all'ammontare del fatturato e dei compensi del mese di aprile 2019. Quindi bisogna prendere i registri IVA del 2020, di aprile 2020, registri IVA di aprile 2019, confrontarli. Se i registri IVA del mese di aprile 2020 totalizzano, adesso dico registri IVA per semplificare, diciamo, immaginando appunto un soggetto che annota tutto sui registri IVA, dicevo, se dal totale risulta inferiore ai 2/3 rispetto al mese di aprile del 2019, diciamo che se in aprile 2019 ho fatturato 30 e nell'aprile 2020 ho fatturato meno di 10, quindi scusate, meno di 20, inferiore ai 2/3, a quel punto io posso chiedere questo contributo a fondo perduto. Cominciamo subito a dire come si chiede questo contributo a fondo perduto. Parto dal fondo, boh, perché con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di presentazione
dell'istanza per l'ottenimento del contributo da inviare entro 60 giorni dalla data d'avvio della procedura telematica. Io immagino che questi controlli verranno espletati, come appunto già accennato, sulla base delle comunicazioni IVA periodiche. Perché? Perché le comunicazioni IVA periodiche sono quelle comunicazioni sulla base delle quali uno va a dichiarare il totale volume d'affari mese per mese, e in questo modo, diciamo, c'è un riscontro su quello che era stato il fatturato del mese di aprile 2019. Immagino, comunque, bisogna attendere questo provvedimento. Allora, immaginiamo che Luca Scarani sia una persona fisica a cui spetta questo contributo, nel senso che Luca Scarani ha fatturato, torno indietro di una slide, lavoratore autonomo che ha fatturato ad aprile 2020 50 € e l'anno prima aveva fatturato 1.050 €. Quindi differenza enorme. E allora aspetta, ma io quanto posso chiedere come contributo a fondo perduto? Allora, attenzione, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, quindi è un contributo in percentuale, alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato del mese di aprile 2020, pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nel periodo di imposta 19. Allora, cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che se Luca Scarani ha fatturato 1.050 € nel 19 e 50 € nel 2020, la differenza tra i due è 1.000 €, cioè Luca Scarani da un anno all'altro ha fatturato 1.000 € in meno. Allora, quanto ammonta il contributo che può chiedere Luca Scarani? 20% percentuale a differenza tra 1050 e 50. Quindi Luca Scarani, nell'esempio che abbiamo fatto, può chiedere a rimborso 200 € come rimborso di contributo a fondo perduto. Queste percentuali, come vedete, vanno a decrementare mano a mano che aumentano le percentuali. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Allora, tre diversi benefici per società con fatturato tra 5 e 50 milioni e per i soci che effettuano un aumento di capitale sociale a pagamento entro il 31 dicembre del 2020. Allora, innanzitutto è riconosciuto ai sottoscrittori degli aumenti di capitale sociale un credito d'imposta pari al 20% del capitale che viene versato. Quindi io, Luca Scarani, effettuo, sottoscrivo e verso, perché il 20% del versato, un importo in una società di 1 milione di euro, a quel punto mi spetta un credito corrispondente al 20% di 1 milione di euro, e quindi ho io sottoscrittore un credito d'imposta di 200.000 euro. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito 2 milioni, e ovviamente c'è una misura che ha la finalità antispeculativa, cioè se io sottoscrivo un aumento di capitale, lo verso, io poi ho un credito d'imposta, ma io devo detenere l'investimento, cioè la partecipazione, fino almeno al 31 dicembre 2023, altrimenti sarebbe facile studiare delle operazioni fatte apposta con la finalità di usufruire di un beneficio fiscale per poi smontarle appena terminato il periodo di imposta. Chiaramente, nel momento in cui io faccio l'investimento, siccome lo faccio nel 2020,
Il beneficio è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Oltre a questo, nel momento in cui ci sono delle perdite che eccedono il 10% del patrimonio netto, viene riconosciuto alle società, quindi non ai soci, ma alle società, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite. Questo credito d'imposta, nel momento in cui c'è un aumento di capitale, come abbiamo definito prima, consente praticamente di avere un credito che è utilizzabile anch'esso in compensazione e chiaramente nel momento in cui ci sono delle perdite fiscali, queste perdite fiscali devono essere ridotte per l'importo corrispondente al credito d'imposta. Infine, possibile richiedere nel momento in cui c'è un aumento di capitale sociale pari almeno a 450 mila euro, richiedere la sottoscrizione da parte di questo fondo patrimonio PMI, richiedere la sottoscrizione di obbligazioni o comunque titoli di debito di nuova emissione. Quindi, in buona sostanza, è possibile chiedere non solo soldi a titolo di equity, ma è possibile anche chiedere soldi a titolo di debito qualora contemporaneamente i soci si impegnino ad un aumento di capitale della società. Crediti d'imposta per i canoni di locazione. Allora, questa è un'altra misura molto importante, vale per tutti e in buona sostanza, siccome purtroppo, aggiungerei io, perché mi sono capitati diversi casi di contribuenti in questa situazione, purtroppo non è possibile intervenire sui contratti di diritto privato e dire per i mesi di aprile, maggio e giugno non sono dovuti i canoni di locazione, diciamo che la cosa era solo rimessa alla buona, alla non voglio dire correttezza, ma alla bontà, alla generosità dei locatori degli appartamenti. Bene, il governo ha se non altro previsto che ci sia un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione per gli affitti che i conduttori hanno dovuto pagare a titolo di canone di locazione ai propri locatori. Anche in questo caso, salvo i soggetti, come vedete sulla destra, che esercitano attività alberghiere, anche in questo caso è necessario che ci sia una riduzione nel fatturato e allora bisogna verificare che nel periodo di imposta precedente ci sia stata appunto una riduzione di fatturato pari almeno al 50% rispetto al corrispondente mese nel periodo di imposta precedente. Nel momento in cui si tratta per esempio di un coworking, la misura del credito di imposta è ridotta al 30%. Questo credito è anch'esso utilizzabile in dichiarazione dei redditi, naturalmente è un credito e dall'altra parte in conto economico è un ricavo che non è tassato e non è cumulabile con il credito d'imposta del decreto Cura Italia che aveva previsto uno specifico credito d'imposta per negozi e botteghe, per immobili e botteghe con categoria C. Anche in questo caso, al fine di poter beneficiare di questo credito d'imposta, sarà definito con un provvedimento le modalità attuative delle disposizioni. Ragionevolmente questo credito sarà inserito all'interno del quadro RU della dichiarazione. Rafforzamento delle start-up innovative. Allora, come forse ricorderà chi aveva assistito al mio precedente webinar, con questa norma è stato introdotto in alternativa al beneficio fiscale del 30% di cui avevamo parlato l'altra volta, un beneficio fiscale nella misura del 50% di detrazione sull'investimento per capitale, per somme investite nel capitale sociale
di startup o PMI innovative. Questo investimento però non deve eccedere i 100.000 euro e, come il credito al 30%, deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Ovviamente in questo caso questa agevolazione è alternativa rispetto a quella base del 30%, quindi diciamo che se uno fa un piccolo investimento conviene applicare il 50%. Per uno vuole investire 300.000 euro in una startup innovativa, allora in quel caso qui superiamo la soglia dei 100.000 euro e pertanto si applica l'agevolazione fiscale base, che è quella della misura del 30% della detrazione fiscale. Peraltro, segnalo che nell'articolato del decreto legge non è previsto il riporto in avanti di questa detrazione, a differenza della detrazione del 30%, che, come appunto forse ricorderà chi era presente, è possibile riportare in avanti nei periodi di imposta successivi, nel caso in cui essa non venga utilizzata. Efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica. Allora, qui misura shock, come è stata definita dal governo, per le spese che vengono sostenute dal 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, spetta una detrazione fiscale corrispondente, da far recuperare in 5 rate di pari importo, corrispondente al 110% dell'importo che viene speso per miglioramento di efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici, sismico, riduzione del rischio sismico e anche installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Quindi, se Luca Scarani, come stava pensando di fare, sostiene una spesa di 25.000 euro, facciamo 30 per rifare la facciata mettendo il cappotto termico sulla propria casa, che deve essere prima casa, abitazione principale. Allora, in quel caso, Luca Scarani, se spende 30.000 euro, avrà un beneficio fiscale di totali 33.000 euro da spalmare su 5 rate costanti, se non ho fatto male i conti, di 6.600 euro all'anno. Questo beneficio fiscale adesso spetta solo per gli interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si sta discutendo in Parlamento di estendere questo vantaggio anche a, oltre che i condomini, dove non per forza deve essere abitazione principale, e all'abitazione principale unifamiliare, anche alle villette unifamiliari, diciamo le classiche seconde case che non costituiscono abitazione principale. Quindi, ovviamente, il passaggio in Parlamento di questo decreto legge potrà comportare naturalmente delle modifiche in sede di conversione. Bisogna tenere presente che per avere questo super bonus del 110% bisogna almeno migliorare due classi energetiche. E inoltre, ok, questo non è specificato qua, è possibile trasformare la detrazione in credito d'imposta, cioè cedendo al fornitore o a una banca questa detrazione fiscale, ma in quel caso ci vuole il cosiddetto visto di conformità, cioè ci vuole un professionista che attesta al fisco che quel credito è effettivamente esistente e quindi ne risponde personalmente il professionista dell'esistenza di quel credito, perché certifica che tutta la documentazione fiscale è a norma e quindi consente di beneficiare di quel credito d'imposta. Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro viaggia pari passo con il credito sanificazione, che è riportato nelle slide successive, che c'è stato leggermente ampliato nell'ultimo decreto.
Allora, sto cercando di capire per le tempistiche. Allora, abbiamo un ampliamento appunto di questo credito d'imposta. In questo caso è pari al 60% delle spese che vengono sostenute, e questo credito d'imposta ha la finalità praticamente di coprire in buona parte tutti gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoie mense, spazi medici, sistemazione degli ingressi, arredi di sicurezza e anche per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Vado un attimo avanti perché vorrei, ecco, enfatizzare che questo credito d'imposta viaggia insieme a questo, che è quello per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Anche per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione possiamo avere spese ammissibili alla iscrizione del credito d'imposta. Queste spese sono la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti, detergenti, disinfettanti, dispositivi di sicurezza e altri dispositivi come barriere e pannelli protettivi. Quindi tutte le spese che servono per ripristinare, per sanificare e per proteggere i dipendenti sul luogo di lavoro possono godere di un credito d'imposta nella misura del 60%. Questo credito d'imposta l'abbiamo già commentato. Qui enfatizziamo che quindi un soggetto che sostiene delle spese come quelle che abbiamo visto, per esempio di efficientamento energetico, l'ecobonus, è possibile alternativamente optare per o uno sconto, perché il fornitore, cioè l'impresa edile che mi fa i lavori, mi acquista il credito fiscale, quindi me lo sconta già in fattura. Oppure questo credito può essere trasformato in un credito d'imposta attraverso la cessione alle banche oppure agli intermediari finanziari che intervengono, che possono intervenire acquistando la detrazione fiscale. Quindi Luca Scarani, che fa fare dei lavori, può monetizzare anziché avere il beneficio della detrazione, cedendo la propria detrazione fiscale, praticamente trasformandola quindi in un credito verso un soggetto che poi a sua volta utilizzerà quel credito fiscale nei confronti dello Stato. Andiamo avanti. Allora, questa è una misura piuttosto blanda. Mesi di aprile-maggio 2020 è stata prevista la sospensione di tutti i versamenti per imposte dovute a titolo periodico, quindi ritenute la fonte su redditi di lavoro dipendente, trattenute su addizionali, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, slittano tutti quanto devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre del 2020, posto che chiunque può comunque provvedere ai versamenti nei termini di legge previsti. Quindi, proroga dei versamenti è un altro vantaggio che è stato concesso dal legislatore. Tutte queste sospensioni valgono per quei soggetti che sono piccoli o medie imprese, non per i soggetti che sono grandi imprese. Nel caso di specie, appunto, questa è una slide di dettaglio che commenta quello che è il regime che si applica per professionisti che non hanno, compensi superiori a 400.000 euro. In buona sostanza, questo non ha, scusate, è possibile anche evitare che i compensi
dei professionisti debbano essere assoggettati a ritenuta d'acconto. In buona sostanza, io posso emettere una parcella senza indicarci la ritenuta d'acconto lì. Questa proroga temporale nei versamenti viene appunto posticipata tutto al 16 settembre del 2020, senza naturalmente applicazione di sanzioni e interessi. Tutti ricorderete che si era parlato tanto di questa plastic tax e della sugar tax, ma entrambe le imposte, plastic tax e sugar tax, sono state differite al 1 gennaio 2021. È stata reintrodotta la possibilità di rivalutare le partecipazioni, in realtà rivalutazione che viene riaperta praticamente con cadenza annuale, anche per quest'anno è stata data la possibilità di effettuare una rivalutazione fiscale pagando un'imposta sostitutiva dell'11% che consente di rivalutare ai fini fiscali il valore di una partecipazione, così che in caso di cessione non si applichi alcuna imposta. Diciamo, perché tu vai a maggiorare il costo fiscale, quindi la plusvalenza diventa minore ai fini fiscali, e quindi uno paga l'11% di imposte anziché il 26%. E poi è stato innalzato da 700.000 euro a 1 milione l'importo dei crediti compensabili, e vabbè, questo diciamo, riguarda essenzialmente i grandi contribuenti. E poi, importante invece, come ultima misura, direi importante, menzioniamo il fatto che è tutto prorogato in avanti, è posticipato quindi al futuro, prorogando al 16 di settembre del 2020 i versamenti dovuti per accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali, accordi di mediazione, atti di liquidazione dell'Agenzia del Territorio, atti di liquidazione perché ci siamo dimenticati di registrare un contratto di locazione, atti di recupero di crediti, avvisi di liquidazione sull'imposta di registro. Prorogato al 16 di settembre il termine per ricorrere davanti alle commissioni tributarie nel momento in cui abbiamo ricevuto degli accertamenti. Tutti i versamenti che vengono prorogati sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre del 2020, oppure con una rateazione fino a 4 rate mensili. Quindi, per tutti quelli che erano i precontenziosi in corso, cioè accertamenti con adesione, mediazioni, liquidazioni, Agenzia del Territorio, atti, è tutto prorogato al 16 settembre del 2020. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine per i ricorsi tributari. Sono prorogati anche in avanti i termini per quanto riguarda i versamenti dei carichi affidati all'agente di riscossione, quello che una volta si chiamava Equitalia e che poi è stata inglobata dall'Agenzia delle Entrate mantenendo comunque una propria autonomia, se vogliamo, e quindi in buona sostanza anche tutti i versamenti per rottamazioni, saldi e stralci sono tutti prorogati. E infine tenete presente che tutti quelli che sono i termini per effettuare gli avvisi di accertamento vengono tutti quanti prorogati di un anno, perché avevano sospeso la notifica degli avvisi di accertamento. Bene, viene tutto prorogato di un anno in avanti. E quindi, in buona sostanza, tutto quello che aveva una decadenza entro il 31 dicembre del 2020
viene prorogata il termine per la notifica praticamente al 2021. Idem per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento, nel senso che se, come sapete, un soggetto non paga a seguito di un avviso di accertamento e sparisce nelle nebbie, a quel punto è possibile per l'agente della riscossione procedere immediatamente alla riscossione dell'importo dovuto. Scusate il gioco di parole. E allora anche tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento vengono tutti prorogati in avanti di un anno. Come ultima comunicazione, così come vedete siamo stati perfettamente nei tempi, viene introdotta l'esenzione per determinate tipologie di immobili, in particolare quelli di categoria catastale B2, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria che sarebbe scaduto il 16 giugno del 2020. E quindi tutto quanto viene prorogato scusate, prorogato l'imposta dovuta viene completamente cancellata e queste tipologie di immobili sono esenti ai fini fiscali. Spero di avervi dato una carrellata utile. Io, Carlo, ho praticamente concluso, faccio solo un sommario brevissimo. Come già vi dicevo, è importante tenere a mente che ci sono una serie di contributi che possono essere una serie di contributi, oppure stralci di imposte dovute, oppure crediti di imposta, detrazioni, garanzie e proroghe diversamente. Oggi abbiamo in buona sostanza parlato di quasi tutte queste misure, abbiamo parlato e l'IRAP viene cancellata, vengono dati contributi a fondo perduto, se vi ricordate, nella misura del 20%, ma solo se il fatturato è più basso dei 2/3 di quello dell'anno scorso. Rafforzamento patrimoniale, contributi o anche finanziamenti. Crediti d'imposta per canoni di locazione per sanificazioni ambienti, ci sono le detrazioni fiscali per gli investimenti in startup innovative, ci sono le proroghe per i versamenti di IVA, ritenute e contributi e le proroghe delle attività dell'agente di riscossione, ci sono le detrazioni fiscali per efficientamento energetico, sisma bonus e fotovoltaico e infine ci sono le esenzioni da IMU per i soggetti operanti nel settore turistico. Quindi abbiamo una serie, un mix di misure, ciascuna delle quali può essere interessante a seconda della tipologia di attività. Il mio suggerimento è naturalmente quello di verificare sulla base della propria situazione quali sono le misure di cui un soggetto può beneficiare in modo tale da poter sfruttare al meglio i vantaggi fiscali che vengono concessi dal legislatore anche attraverso questi ultimi decreti che sono volti al rilancio della nostra economia. Io, Carlo, avrei concluso, direi perfettamente nei tempi rispetto a quello che ci eravamo detti, e quindi ti rilascerei la parola se ci sono domande oppure per i saluti conclusivi. Innanzitutto grazie perché è stata comunque un'esposizione molto chiara e che ha affrontato in maniera sicuramente lineare tutti i punti. Quindi nuovamente ti ringraziamo. Al momento io non vedo, non riscontro domande. Ricordo effettivamente che c'è la possibilità di farlo tramite la dashboard, però ricordo anche che se dovessero esserci ulteriori dubbi o ulteriori dettagli da approfondire, c'è una mail di riferimento che è quella dei webinar, che è comunicazione@marefg.it, quindi possiamo fare riferimento anche a quella mail lì. Al di là di questo, io vi ricordo anche che il webinar è stato registrato, quindi renderemo disponibile webinar sul canale YouTube del progetto. Per ulteriori dettagli, ovviamente, qui ci sono i riferimenti di Luca Scarani e ci sono i riferimenti del progetto e sul sito del progetto trovate anche tutti gli altri riferimenti per quanto riguarda i canali nei quali verranno trasmessi webinar e via dicendo. Quindi io
Io credo che possiamo anche chiudere qui, ringraziando nuovamente Luca Scarani e augurando a tutti una buona serata. Grazie a te, grazie a voi. Spero che appunto ho cercato di essere più chiaro possibile, non solo in quelli che erano gli oggetti dei benefici fiscali, ecco bonus, sostegno per la ricapitalizzazione, ma anche in che cosa consistono, perché magari uno pensa che ci sia un bel vantaggio fiscale, però poi non sa come si concretizza e magari per lui non è applicabile. Ecco, quindi spero che sia Certo. stato utile. Ringrazio te, l'organizzazione e tutti gli uditori dell'attenzione. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie, grazie a voi.